Ragazzuoli bellissimi, sono il vostro Grax, bentornati su Brostars e niente, continua il bug brawl dopo tutto quello che è successo con gli ovetti, modalità Godzilla, hanno buggato pure le skin. Tra l'altro dopo tutto quello che è successo anche su altri giochi, perché non so se seguite il secondo canale Grax CS e trovate in descrizione, c'è stato un bug su Clash Royale, follia totale, ma da quello che ho capito lo stanno fissando, maggiori informazioni nel mio secondo canale, dove porto video di Clash Royale e probabilmente porterò pure qualcosina di Clash of Clans, nel dubbio iscrivetevi. Iscrivetevi al primo canale, fondamentale, siamo quasi 1.810.000, quindi l'iscrizione daje. Attivate la campanella perché, oltre a lasciare un pollicione, ho finito di regalare tutte quante le skin di Tara, quindi questa settimana torneo per i sub col Pass Plus regalato da Grax e torneo per gli iscritti con Pass Plus regalato da Grax. Grax spacciatore dei pass, solo l'iscrizione è fondamentale, vi chiedo solo quello, il codice Grax se volete supportarmi, Super Sale Store in descrizione, anche lì c'è il codice Grax. Detto questo, analizziamo quello che è successo, poi ci facciamo qualche partitella in classificato perché vorrei prendere lo star droppigno leggendario. Seguite tutto quanto il video. Classificata che si sposa benissimo col discorso delle skin buggate. Andremo su X, leggeremo i post ufficiali fatti da Brostars. Quali sono le skin buggate? Quelle uscite ieri nello shop che si potevano shoppare sia in bling che in gemme, ovvero le vecchissime skin uscite nella classificata precedente, la Power League, però non con il colore originale, perché quello originale rimane per quelli che le hanno sbloccate con punti energia esclusive, eccetera, ma in versione recolor, e sto parlando, mo ve le faccio vedere, adesso sono buggate, le hanno tolte, disattivate, un delirio totale. Ci sono stati due post, allora il primo post è quello che le hanno annuncia, ovvero se ti sei perso alcune skin della Power League RIP quando erano in circolazione, ora puoi ottenere le loro versioni ricolorate. L'abbiamo vista nel Brawl Talk, comunque lo apprezziamo perché non hanno rilasciato le vecchie skin esclusive, ma comunque ci vanno a guadagnare mettendo una color correction che non è la stessa cosa di avere le originali. Per le casse dei Brawl Stars siamo contenti, ci sarà una nuova offerta nel negozio ogni giorno questa settimana, e non ci saranno, e saranno disponibili anche per bling dal primo giorno. Quando fanno le cose particolari il gioco esplode. Hanno fatto la stessa cosa su Royale mettendo il bilanciamento senza manutenzione, esploso Clash Royale. Ecco l'ordine di rilascio: ieri c'era pianoforte 8 bit in versione nuova, oggi sarebbe stato il giorno di Byron il bianco, domani di Nita, poi dopodomani Buzz, Jaggy, saltatrice di onde e anche il paladino Surge Scarlatto. Ma non è lo stesso paladino che esce dalle uova? Boh, forse per chiudere la settimana l'hanno messo. Ed infine la Penny, la primissima skin di Power League in versione ovviamente ricolor. Queste qua erano le skin che sarebbero dovute uscire questa settimana anche per bling, e poi niente, c'è stato questo bug. Vi faccio vedere il post successivo. Siamo consapevoli che l'offerta piano 8 bit non funziona correttamente sia con bling che con gemme, quindi l'abbiamo temporaneamente disabilitata mentre cerchiamo una soluzione. Questo problema sembra influenzare anche le altre ricolorazioni delle skin Power League, quindi ne sospenderemo il rilascio finché non verrà trovata una soluzione. Non si sa quando usciranno, magari avranno trovato la soluzione proprio oggi e quindi ritornano le skin. Vi terrò aggiornati, ci scusiamo per l'inconveniente. Cose mistiche che sta succedendo a Supercell, bug ovunque, e speriamo che non porti a ban. No, credo questo sia tutto occasionale, non è lo sfruttamento di un bug per ottenere ricompense, sta roba semplicemente non funziona. Grax nel dubbio vi aggiorna, e in cambio ripeto, vi chiedo solamente il like e l'iscrizione per rimanere aggiornati. Se no, a chi parlo, fondamentale l'iscrizione anche per i tornei. Ah, e se avete il Prime, buttatelo su Twitch perché potete partecipare a due tornei con il Pass Plus in palio. Detto questo, andiamo in classificata, in random, credo siano due partite, speriamo di fare qualche partitella interessante. KO, e questa modalità KO non è per niente semplice. Questa mappa, no modalità KO, questa mappa perché c'è un po' di boschetto. Certo, potrei andare anche con Nita, che non è male, anche il Trover ci potrebbe stare. Bannano Piper addirittura, io vorrei bannare, dato che siamo random, togli Edgar, non ti sbagli. Ah, ci abbiamo pure il colpo, quello illimitato. Colpo in canna, tolto Brock, Piper, Edgar, Larry, Dynamite, buono, tolto tutti quanti i Trover, rimarrebbe solo Grom, anche Tick, Semino non sarebbe male. Leon e Nita,
L'ho portata a livello 10, c'ho la skin, why not? Ovviamente metto il telesoccorso e lo shield. Per quanto riguarda le skin, quelle vecchie, Grax le ha tutte. Quelle de Power League le ha tutte perché ho giocato a Brawl Stars nel 2021, praticamente fino al pass che aveva le ultime skin esclusive. Con i pass successivi le skin poi sono tornate in game tipo un mesetto dopo, si potevano prendere tranquillamente. L'account di Grax vale abbastanza. Ems, follia, ok, lo capisco perché Ems è particolare. Certo, con la ulti può fare molto male. Leon e Surge. Allora, c'ho i colpetti, Surge sta bello boostato. Non so dove stanno gli avversari, qualcuno ci potrebbe pushare. Certo, lo spike da lontano fa male, Con... non ha curvi colpo, però c'è... Vabbè, Leon, nel senso Leon, oserei dire. Occhio al buzz che si aggrappa. Forse era meglio mettere qualcuno di un pochino più long, però se riesco a caricare la ulti... Ok, quello potrebbe quasi andare giù. L'unica cosa è tirare un super orsacchio che me l'hanno sciolto instant. Bella ulti da parte di Spaichigno. Leon, ci devi dare una mano, gentilmente, non devi andare a lasciarci le penne in quel modo. Sono due round, c'è tutto il tempo. Facci vedere Leon... nutellino come te la cavi. Occhio al buzz. Devo caricare la ulti. Volevo colpire lo spike. Dov'ha Leon? Non ho capito, ma... se la giampa. Grande Surge. Ok, la carica da Surge. Doppia kill. C'è il buzz. Io mi avvicino a Leon in modo tale che comunque una tripla non può farla. Cerco di caricare la ulti. Si sono svegliati. Io qui non ho fatto niente. Lo dico palesemente. E vi devo dire la shoppata della skin di Nita. Tanta roba bellissima. Veramente bellissima, l'ho apprezzata tantissimo. Orgozilone ha sbagliato, ma rischio assai ad espormi. Grande Leon che toglie Ergozilone con l'hyper. Lì c'è Ems con la ulti che sta cercando di zonare. Va bene, potrei anche mettere un orsacchio perché Leon... No, aspetta, Grax, che Leon non c'è. Quindi Brawl King. Attenzione, bella la kill e bellissima la fuga. Sai che andiamo a fare? Andiamo a pressare la Ems con Godzilla con lo shield. Ci metto subito lo shield. Lì dovremmo essere un pochino più offensivi. La pusho e mi porta a casa una kill. Il mio l'ho fatto. Cerchiamo di confermarci. Almeno, andiamo al match point. Lo spero. Poi star droppino legend. Si gode con la speranza di trovare qualcosa di buono. Quello si vuole curare. Si vuole caricare la ulti. Mamma mia, il rischio da parte di Brawl King. Grax lo copre. Attento Brawl King, perché Spike fa una vagonata di danni. Fortuna non c'è il curvi. Spike mi ha preso, però mi ha fatto un bel 2k. Iagolas, piano bello. Piano bello. Ma perché Brawl King deve fare queste cose? Non ho capito il motivo. L'ho preso, dovrebbe andare giù. E mi tira la ulti, lo sapevo. Quindi Grax cambia strategia, devo cercare di schivare la situa e mi sono fatto una bella doppia. GG per la Nita Grax. C'ho pure il super orsacchio che può essere comodo. Orsacchio no, è il Godzillone Mecha. Grax è il super Godzilla dei Power Ranger. Chi c'è dall'altra parte? Surge vuole jumpare. Lo vedo abbastanza cattivo, c'è una ulti da parte... Vabbè, ma te ne devi passare però... Ma dai, ma che hanno combinato, raga, c'ho pure sprecato la ulti. Maledetto il Grax, ci metto al volo lo shield. Qui non ho capito che hanno combinato, sono sincero. Questa è totalmente buttata. Ma che era quel push da parte di Surge e Leon che si è fatto schiantare? Ma pregato pure la ulti, è un problema. A volte si vedono delle lacune, mamma mia. Mamma mia, Leon c'ha la ulti? Cerca di capire. Brawl King con calma. Con molta calma. Con moltissima calmissima. Ci siamo fatti massacrare. L'abbiamo tolto! Scappa Brawl King! Non è Brawl King, quello è Leon che si fa killare, credo, da... non da Ems. Bene, mi ha tirato... non mi ha acchiappato, però attenzione. Stanno abbastanza vicini. Follia, venga qua. Ulti. Ok, facciamo sprecare colpi a Spike. Nel frattempo recupero un pochino. La possiamo chiudere. Ma devo cercare di non far caricare la ulti a Ems, perché Ems sul finale... no, ce l'ha già la ulti. Con la ulti ci può fare molto male. Leon, calmo, bello mio, recupera vita.
Ems deve sprecare la ulti. Spike fa malissimo, assolutamente, e credo proprio che Grax, solo Leon può fare una potenziale non doppia, e quindi siamo sull'1-1. Pollo io qui, però eravamo messi male, bisognava chiuderla sul 2-0, era easy peasy. E sul finale può succedere di tutto. Deve caricare la ulti subito Surge. Dai Surge, speriamo che il Buzz sbagli a fare il push. Lì c'è qualcuno di e beccate una palletta rotolante tenita, qualcuno ci sta aspettando. Colpisci Brawl, vai bello Ems. Non so dove sta Buzz, non so se sta caricando. Ma tu non puoi fare una cosa del genere. Ma come si fa? È finita, ragazzi, palesemente. Prova a caricarmi almeno. Non so se mi vuole aggrappare. Io devo andare su Ems. Devo andare su Ems, amici. E non ha la ulti. Non credo sia mai fattibile, ma vincere questo round potrebbe essere l'apoteosi. E invece ci ho sprecato il gozzillone. Ma come si fa a giocare così, amici miei? Come si fa a giocare? Io te voglio bene, Surge, ma dove sei andato in quel modo con Ems e Brawler che ti fanno malissimo? Guarda Leon come ci va a lasciare le penne. Allora, cerchiamo di pressare lo Spike. E ha dovuto sprecare almeno la ulti. Non so dove sta Buzz. E quello si è fatto ammazzare palesemente. Ma è ovvio, raga. Ma è ovvio. Ho tolto quasi Spike. Non ci credo, tocca togliere almeno lui. Ce l'hai per charge, però. C'è stun a tutti e due. Eh no, ragazzi. Incredibile. Erano tutti e due giù. Leon si è fatto schiantare. OMG! Brawl King! Ti prego, vendicaci! Era praticamente buttata. Ma Brawl King può fare quel push su Ems che non ha la ulti. Aspetta un minimo, non gli far caricare la ulti. Nel momento in cui puoi farlo, giampala e la killi da vicino. Senza problemi. Brawl King! Grande Brawl King, la salva lui. Si è fatto una tripla, non so come ha fatto Brawl King. Top del top. Gli faccio il pollicione di Nita. E ora Boni, perché ci giochiamo tutto qui. Spike c'ha la ulti. Buzz non so se c'ha la ulti. Brawl King c'ha la ulti. E sta fermo, giustamente ha capito che non si può buttare come ha fatto prima. La Ems si è un attimo esposta. E il Buzz senza ulti benissimo. Solo lo Spike c'ha la ulti. Allora, vorrei caricare il gozzillone. Caricarlo sarebbe importantissimo. Buzz ce l'ha però. Jump di Brawl King! Calmi! Può arrivare il jump da parte di Buzz. Qui è un problema, potrebbe esserlo. Cerco di farlo indietreggiare. Vado in shield. Deve andare giù, deve andare giù, deve andare giù. Ce l'avete, eh? Ce l'avete? Ce l'avete, Brawl King? Bello, Brawl King. Mi sono sacrificato. Ma bravo, Leon. Per una giusta causa. Benissimo, ragazzi. Un 7-6, Leon un po' sottotono. Comunque sono 200 punti e abbiamo il match point. Bello preciso. C'ho pure l'ovetto? Ti devo dire che l'apriamo insieme. Intanto, raro, sinistra, sinistra, giù, giù. Punti energia, vabbè. Una partita. Star drop leggendario, siamo con i random. Rapina, Canyon, boom boom. Togliamo instant chuck. Anche se scegliamo per primi, però io non darei la possibilità a Possible Kiwi di prendere chuck. Bannano Edgar, già ho capito la situazione. Tolgo chuck e Kiwi Leon. Va bene. Gli altri che cosa vanno a bannare? Dynamike. Chuck, Edgar, Colette. Ok, io sono l'ultimo a scegliere, quindi devo capire bene. Sicuramente Jesse se la prenderanno 100%. Jesse, bravo Kiwi. Mi è piaciuto il grande Kiwi. Brock molto buono, assolutamente. Pure bello, potrebbe funzionare. L'8-bit un po' rischioso. Spike ci sta. Oh, sembra una partita seria, eh. Guardate, provo ad andare con Ambra. Vediamo, con il gear dei danni, la ricarica, il boost, Melody grande pick, Melody grande pick. Però qua Ambra posso fargli veramente male pushando la face to face, valutiamo. Sarei potuto andare di Piper, potuto andare di nuovo con Nita, perché con Nita, corso di sberle, tiravo tutto quanto, anche se l'8-bit fa molto male. Ora Focus,
Melody giustamente leggenda, si capisce. Gadget, ricarico anche subito un po' di ulti. Broccolo cerca di tirarmi dei ranger blu. Devo cercare di colpirlo il broccoletto. Utilizza il primo tip. Certo, qui mi ha fatto realmente molto male. Però io credo che Melody la posso togliere senza problemi. L'8-bit mi ha scaricato contro tutto. Il Kiwi alla ulti. E ce l'ho pure io però. Fermi che torno. Bene, danni sulla cassa. Grande spike con la kill. È la Melody però, la Melody è da fermare ragazzi. La Melody è da fermare. 100-100. Non si può tenere Melody su cassa. Brock apre. Che alla fine ti devo dire non è neanche troppo male. Io andrei di ulti lì. E la Melody subito bruciacchiata e subito killata. Gadget nel mid, recupero un po' di ulti. A me va molto bene, evitando i danni da parte di Broccoletto. Ulti nel mid, bruciacchiata di nuovo. Melody, vai! Il gadget di Jesse. Però mi sa che l'8-bit ha pulito. Ricarico la ulti, non so dove sta Brock. Io c'ho un altro gadget. Stava lì, bella giocata. L'ho bruciato almeno. L'ho bruciato. Gli sto facendo 1000 di danno. Bene, occhio alle melodie. Cerchiamo di togliere. Sta doggiando bene. Sta doggiando molto bene. Grande il curvicolpo. L'8-bit abbastanza bloccato. Io andrei. Volevo tirare la ulti. Però Spike, almeno lui, fa dei danni importantissimi. Non l'ho giocata bene contro l'8-bit. Devo cercare di togliere subito la torretta. Subito la torretta. Sai che ti dico? Ok, volevo quasi tirare la ulti, però non sto giocando bene. Instant su cassa e bruciatura di 8-bit. Ottimo, cassetta quasi giù. Coi danni ci dovremmo essere. Potevo giocarla sicuramente meglio, eh. Ambra è semplice da utilizzare, però se i colpi non te vanno a segno, poi dopo perdi i colpi, quindi sei totalmente vulnerabile e ti massacrano. Gli altri non stanno giocando male e ho la fortuna che Jesse è letteralmente stra OP in rapina. Ok, mi ricarico subito un pezzetto di ulti. Lì c'è Brock. Stavolta mi ha acchiappato con colpetto. Mi ha zonato la situazione. Spike. No, abbiamo perso Jesse purtroppo. E Brock sta cercando di zonarmi. Intanto mi carico la ulti. Ferma la Melody. Super bruciacchiata. Il Brock da schivare. Aperto quasi tutto 2003. Ma la torretta comunque è andata bene. Vado sulla sinistra perché la Melody l'abbiamo tolta. Occhio all'8-bit. Apertura da parte di Brock. Siamo un po' giù con la vita. Questa cosa non mi piace, ma l'ho killato. Ferma tutto. Scappa Crax. Guarda come zona l'8-bit. Sì, quelli sono ottimi danni. Ma killato però. 95-100. Sono partiti molto più solidi. Devo andare con la ulti. La vorrei tirare sulla cassa, ma non c'è bisogno di aspettare così tanto. Lui fa il tip. Ulti lì. Occhio alla Melody. Ho finito i colpi. Ferma la Melody subito. Ok, sono in vantaggio loro, eh. Calmi. Gadget. Torretta difensiva. Sono partiti veramente bene. L'8-bit solidissimo. Anche se devono aprire il muro. Se non aprono il muro ci fanno poco. Gadget in velocità. Schivo e tolgo Melody. Ok, devo schivare e pressare. Schivare e pressare. Buona la ulti, perfetta. Con tanto de torretta, con tanto de broccolo. E qui gli abbiamo fatto malissimo. Grande spike. Recupero un po' di colpi. Dovrei, se posso, caricare un'altra ulti su cassa. Fuggire dall'8-bit. Sì, recuperare i danni, recuperare la ulti. 17%. Potrei andare a scaricare sempre su cassa. Let's go, questa l'ho giocata bene. E poi c'era Melody sotto. 8-5. Comunque Kiwi ha fatto una marea di danni. Bene. Ragazzi, video perfetto. Vi ho aggiornato sulla situazione delle skin. Midi 1. Poi continueremo il push in live. Per questo vi dico, seguite il Grax. Per la terza stagione Midi, con i random siamo saliti. E chiudiamo in bellezza con doppio star droppino. Due rare, vabbè, bling. E il leggendario insieme. Che cosa vado a trovare nel dubbio col naso? Dai! Starpide Cordelius.
Sapete che forse mi conviene? No, non mi conviene mai nella vita perché ho solamente 19.000 monete e con le monete devo prendere gli hypercharge, quindi no. Pensavo di prendere tutti quanti i gadget, tutte quante le star power, così poi gli star drop mi danno più monete, più roba, ma lasciamo perdere. Meglio non sprecare monete. Io in cambio vi chiedo solamente un like, è totalmente gratis, iscrivetevi e campanella, è totalmente gratis. Codice Grax alla fine dello shop, Super Store in descrizione e mi raccomando sotto quei like non fate T-Rex, anche se la stagione del Godzilla. Droppate like. Ciao belli, ciao ciao.